Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 80. Ah, una cosa mi sono dimenticata di dirvi. Mia figlia, quando abitava nella vecchia casa dove iniziarono i problemi, ha scoperto di abitare in una casa dove era accaduto un omicidio. E che nello sgabuzzino trovò uno scatolone con dentro quattro nastri e un proiettore. Pure io ho trovato quel dannato scatolone. Solo che io ho trovato cinque nastri, compreso lo sterminio della famiglia di sua figlia. Li ha con sé? Sì, ma non voglio farvelo vedere. È troppo orribile. Non importa. Noi due ormai senza di lei non siamo più niente. Mi manca molto mia figlia. Non si meritava tutto questo. Voleva diventare un avvocato e ce la stava per fare. Stava studiando e dando gli ultimi esami. E invece è morta ingiustamente. Ci manca come l'aria. Fammi vedere il nastro, ti supplico. Va bene. Montai il proiettore e misi il nastro. Povera famiglia. I due anziani si misero a piangere e si abbracciarono. Mi hanno fatto una tenerezza incredibile. Noi faremo il possibile per capirci qualcosa. Se avete bisogno, sapete dove trovarci. Vogliamo sapere chi c'è dietro tutto questo schifo e deve pagare. La cosa più brutta e inquietante è che sono persone morte. Giulia, vostra nipote, ha impossessato mia figlia. Non ci posso credere. Io conosco un bravo esorcista, un vecchio amico di Data. Se volete vi do il numero e almeno potete esorcizzare vostra figlia. Va bene, anche se ormai sto perdendo le speranze. Non perdere mai la speranza. Quella è l'ultima a morire. Se vuoi davvero bene a tua figlia, fai il possibile. Lo so, grazie mille, signori, e scusate ancora per il disturbo. Non avete disturbato. Quando volete venire, venite. Noi tanto siamo sempre in casa. Non usciamo più da quando... Sì, ho capito. Arrivederci e buonanotte a tutte e due. Arrivederci. Uscimmo dall'abitazione e andammo a casa. Quando entrammo, andai diretto a vedere se Sara fosse dentro la sua camera. Entrai, accesi la luce e la vidi che stava affilando un macete. E per terra c'era una telecamera. Sara, ma che stai facendo? Esci! Ora! Uscì dalla stanza e andai a raccontare tutto a Est. Ora andiamo a letto e non dobbiamo dormire. Se ci addormentiamo non ci svegliamo più. Est, mi raccomando. Sì, Teo, ho paura. Io me la sto facendo sotto. Ci tenemmo per mano durante il tragitto fino in camera, ci sdraiammo sul letto e aspettammo.